Buongiorno proprio amici, benvenuti nel mio canale Credendario. Come vedete oggi non sono nella solita postazione perché faccio un video diverso dal solito. No, faccio un video non di un tutorial, ma bensì un unboxing di un mouse da gaming, ma si può usare tranquillamente tutti i giorni normalmente. Perché faccio questo video? Perché questo mouse costa veramente pochissimo e devo dire, almeno che io ho già provato, da come avevo letto, effettivamente è vero, ha delle prestazioni non indifferenti per il prezzo che ha. Comunque costa meno di 5 euro ragazzi ed è veramente figo. Allora, vedete, non ha niente, non ha software, non ha nulla, quindi basta solamente inserire il nostro USB. Come potete vedere ha un cavo in corda anti annodamento e come possiamo vedere è molto ergonomico. Ah, tasto di sinistra, tasto di destra, un altro tasto qua che vi spiego, uno qui, DPI e la rotellina classica. Ok, adesso lo colleghiamo e vediamo il funzionamento. Vedete, rispetto all'altro, comunque è un po' più grosso ovviamente, però devo dire che è comodo ed è simpatico. Quindi adesso questo lo giro contro e lo appoggio perché, come vedete, rimane acceso, se no poi fa casino. Lo attacco in una porta classica anche davanti, tanto differente quello che volevo. Vedete che come lo collego l'USB si fa la bella abbronzata, non scherzavo. E vedete che inizia a colorarsi. Allora, i LED vanno in intermittenza ogni 12 secondi, non c'è nessun modo per poterli fermare o spegnere, quindi diciamo che la funzione del LED rimane questa. Poi vediamo le funzioni del nostro mouse, quindi apriamo una pagina, solo un attimo. Allora, una volta collegato, quindi come dicevo non c'è nulla da fare, basta mettere la porta USB, e cosa succede? Succede che si illumina, quindi vedete che cambia colore in continuazione. E vediamo la funzione dei tasti. I tasti devo dire che sono molto belli, sensibili, la molla non male. Quindi ovviamente il tasto di destra e sinistra classico del PC, la rotella la classica. Ecco, la funzione è questo qua che vedete, DPI, e la sensibilità della freccetta. Adesso vi faccio vedere, ne ha 4. Ovviamente non avendo software dobbiamo andare ovviamente guardando sul monitor. Vedete, questa è la prima e vedete che vedete quanto bisogna scorrere per far muovere la freccetta. La seconda è un po' più sensibile, la terza e l'ultima, se vedete, vedete che con poco giriamo tutto lo schermo. Riparto la prima, vedete che devo fare un movimento molto più, ok, elevato. Dopodiché tasto che vediamo qua sarebbero queste due freccette, destra e sinistra, sarebbero destra e sinistra, quindi se noi clicchiamo il tasto di qua andiamo avanti. Adesso un attimo che carica. Ok, metto questo e andiamo indietro. Perfetto, ed ecco qua. Cosa serve questo invece? Questo qua è come il tasto di sinistra ma con un doppio clic. Serve perché praticamente quando noi dobbiamo aprire una cartella o un'applicazione, invece che cliccare due volte, basterà cliccare una volta con questo, è come se cliccassimo due volte con questo qua. Ok, quindi cosa vi posso dire? Che per ovviamente 4 euro e qualcosetta, magari lo trovate anche a meno, io direi che è veramente una bomba, perché primo si può regolare come si vuole ed è parecchio preciso, molto bello da tenere in mano, grande questo cavo che incorda, è ovviamente anti intrecciamento e alla notte poi fa una bella figura perché è illuminata, come potete vedere, sia di qua che qua sopra, di qua. E anche lo stemmino qui devo dire che per me è promosso. Al prossimo video da Credendario. Ciao ciao.